E adesso, beh, la serata per quanto riguarda il momento istituzionale finisce qui, va avanti con il prefetto mi diceva, non annuiva quando dicevo che questa è l'anno della sicurezza, mi ha detto di dire così. Lei è così di suo? Sì. No, scusi, deformazione professionale. Scusate, non mi sono neanche presentato, sono il tenente capoanno Francesco Paolo, tenente dei RIS, ho militato nei NAS, viaggio con CIS, pulisco con CIF. Benissimo, sì. Benissimo. Sì. A questo punto, questa sera, buonasera. Tantan, con CIS, con CIF, paga col POS. Buonasera, arrivederci, auguri a lei. Dicevo, sono intervenuto qua come esponente della polizia scientifica per dare anche io il mio contributo, per far vedere da vicino come indaghiamo noi della polizia scientifica sulla scena del crimine. A questo punto, visto che lei sta benissimo, pensavo che fosse la vittima, sarebbe utile avere qua una vittima. Lei che c'ha da fare? Lei tiene da fare? Ehi, giovanotto! Giovane, no, venga qua, su, faccia la vittima, dai, faccia la vittima, non mi faccia scendere. Che fa? C'ha l'ernia? Ma che no, la faccio la vittima, l'ernia, no, la paroscia, vabbè. Umaro, vengo a prenderla io, non si preoccupi. Ma dove va, scusi? Vai a prendere una vittima e dobbiamo fare un'indagine, dobbiamo far vedere, mostrare al pubblico. Questa è una conferenza scientifica. Beh, qui la gente è già preoccupata, insomma, di per sé già all'inizio. La paroscia? Benissimo. Allora, c'è un volontario, un assistente, un giovanotto. Qui la gente, la vengo. A un giovanotto mi serve, facciamo un'indagine scientifica, è utile alla spiegazione. Diciamo. Ah, quindi lei adesso ci dimostra un po' che cosa. Dimostriamo da vicino. Qualche operazione, sì, sì, il suo attenzione alla cassa, attenzione alla cassa, Massi. Dai, non ci sta un volontario, eccolo qua. Eccolo qua, eccolo qua. Facciamo un applauso. Eccolo qua. Così vediamo se questo veramente resta l'anno della sicurezza. Ci serve, ci serve, ha detto ci serve. Benissimo. Abbiamo una vittima. Sono la vittima. Vabbè, non si allarghi, insomma, cioè la vittima fa la vittima. Benissimo, benissimo. Una volta arrivati, abbiamo una vittima, abbiamo una scena. Una volta arrivati sulla scena, come si chiama lei? Massimo. Benissimo. Guarda come si una sente volta importante la vittima. Ah? Sono la vittima, si sente importante. Però niente. Ma no. Senta, non si allarghi mai con lei. Cioè, io mi sento importante, quindi. Facciamo un duplice omicidio questa sera. No! Se ci tiene alla vita. Benissimo. Dicevamo, una volta arrivati sulla scena del crimine, dobbiamo isolare tutta la scena del crimine, appunto, per evitare che venga inquinate, che vengano inquinate le prove. Grazie a questo nastro bianco e rosso, provvederemo a blindare la scena del crimine. Porco Giuda, si è affornuto nastro. Ma che figura è merda. Scusate, è la prima volta che mi capita da quando sono ai RIS di Parma, non mi è mai successa una cosa simile. E che volevo? E non ci arrivo. Vabbè, ci sono stati dei tagli alla finanziaria, abbiate pazienza. Sì, questo è l'anno. Ma è la prima volta quando sono a Parma, è la prima volta che mi capita da quando sono ai RIS di Parma, nel centro di Parma. Al centro di Parma? RIS al centro di Parma. Esattamente, affermativo. Sì. Allora, io non sono proprio del centro-centro di Parma. Ah, no. Sono un po' più defilato verso la periferia, diciamo. Cioè? Verso Napoli. Ah, sono faccio pendolare a Napoli, Parma, Parma, Napoli, a Nazareth, tutti i giorni. Non ce la faccio più, è una vita di merda, caro mio. Ma come faccio a fare? Non ce la faccio più. La vita è caimana. Ma c'è un'indagine da portare avanti. Benissimo. A questo punto bisogna analizzare la scena del crimine e segnalare tutti gli elementi presenti sulla scena, partendo dalla vittima che segnaleremo con il numero 62, Word Acis. 62. 62. Segnate 62. 62. Word Acis. Eccolo qua. Segnate 62. A questo punto osserviamo la vittima, una prima osservazione a occhio nudo, la vittima è un uomo di razza bianca, di età compresa fra i 18 e i 75 anni. Tra l'altro 75 anni portati malissimo, guarda come sta combinando, ma schifo. Dicevamo, osserviamo bene la vittima, un uomo di razza bianca, dai lineamenti si evince che è di origine curda sicuramente. No, è curdo, no.
Cecena. Cecena. No. Kazaka. Ragazzi, la faccia è da kazako, la faccia è da kazako, e lo segnaleremo con 29 Ogazako. Ogazako. C'è qualche ambo? 29 è uscito, il 29. Di solito a questo punto c'è qualcuno, sempre qualche deficiente che dice ambo. No, andiamo avanti con l'indagine. A questo punto, abbiamo detto, osserviamo la vittima. La vittima molto probabilmente ha subito un'aggressione, molto probabilmente a scopo di furto della pensione. Probabilmente il vecchiariello qua si è difeso e mentre gli strappavano la pensione. Allora, se si è difeso e c'è stata una colluttazione, quindi se c'è stata una colluttazione la segnaleremo con il numero 38 e mazzata 38. C'è qualche perno? No, andiamo avanti con l'indagine. Dicevamo, se c'è stata una colluttazione fra il colluttante e il colluttorio, diciamo il colluttorio, no, il benissimo. A questo punto, dicevamo, se si è difeso, molto probabilmente sotto le unghie ci sarà del materiale organico appartenente all'aggressore, dei capelli, delle tracce di pelle, di epidermide. Allora, come facciamo? Noi abbiamo un particolare reagente, il ninidrin, e grazie a questo reagente, a seconda del colore della reazione chimica, possiamo capire di che origine è il materiale organico. Chiaro per tutti? Fate così con la testa che andiamo avanti. Benissimo. A questo punto, dicevamo, facciamo una piccola indagine, facciamo appunto una reazione chimica, no, basta una. Adesso aspettiamo la reazione.